Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chicchericcio perché era da, non so, uno, un giorno, due, neanche mi ricordo. Intanto mi ho preparato un bel succo di pera, Puerto Sol, eccolo qua. E niente, cosa dirvi di bello? Che praticamente sono già un sacco di giorni che non registro più video e ho intenzione di continuare con la fase video, così. Tanto perché mi piace fare video. E nel frattempo dirvi come sto andando con la mia quarantena. Non ci sarebbe nulla da dire, ma c'è sempre qualcosa da dire, stupidaggine, quello che volete, però mi va di chiacchierare un po' con voi. Allora, nulla, ieri mi ho fatto un po' di addominali, oggi lo stesso, li devo rifare, ma li farò nel pomeriggio tardi, tra le 5 e le 6, perché sempre a quell'ora io comincio a fare addominali, addominali, flessioni e quant'altro ancora, stretching, chi ne ha più ne mette. Certo, sono un po' pesanti a fare, man mano che uno si abitua ce la può fare a fare questi benedetti addominali. Tutti questi esercizi che svuotano un po' la panza è troppo ingombrante, svuotano, comunque è brutto modo di dire, insomma, che cercano di togliere un po' di panza, perché un po' di panza ce l'ho, e devo dire la verità, è anche troppa. Comunque, voi come state? Spero bene. Io sto abbastanza benino, abbastanza benino, sto bene, diciamoci la verità. E il fatto che dopo tutto ciò che non ho fatto più video perché volevo riposarmi un po', però adesso ricontinuo a fare video chiacchiericci come se non ci fossero domani. Poi chi non li vuole vedere, ahimè, pazienza, però vi prometto, comprometto a me stessa che da qui in avanti taglio i video, perché altrimenti ho visto che non mi guardate tutti. Lo so che mi avete spiegato che aspettate un attimo. E comunque ragazzi, scusate, ma sono stata interrotta perché devo chiedermi una cosa: se questi giorni ci facciamo una bella torta alla panna, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Mamma mia non è più brava di me, grazie, lo sappiamo tutti, però ci tenevo a dire che mi piace molto la torta alla panna, quindi con le fragole, no, non che fragole, vabbè, frutta, quello che abbiamo in casa, la facciamo. Mi stava venendo in mente di fare un video con, come si chiama? Come potevo dire? Ah sì, un video con voi mentre con mia nonna collaboriamo a fare la torta. Non so se per voi sia una buona idea, però ci voglio provare a fare questo video con la panna. Con la panna. Buonanotte. La torta. Un video di torta alla frutta, vediamo cosa riesco a farvi, perché non ne ho veramente idea. E niente, quindi in questi giorni mi sono dovuta anticipare tanti video che alla fine, che all'ultimo non sono riuscita, alla fine non sono riuscita ad eseguirne neanche uno, ovvero a registrarne neanche uno, non per necessità, che non ne avevo voglia, ma per il fatto che non c'avevo voglia di fare, di montare i video, perché è la verità, se non monti bene un video e lo lasci così alla cavolo, non so se sia un granché. Ecco perché dico sempre bene tagliare i video, io non li taglio mai ed ecco il casino che ne esce fuori. È vero, qualche dislike capiterà sempre, però alla fin fine quello che rimane, il nocciolo della questione, che la visualizzazione, non voi non lo sapete, ma me la date comunque. Ragazze, volete o non volete la visual cliccata nel video, automaticamente mettete dislike, la visual c'è sempre. Voi direte, ma che ti credi che sono così ignorante che non lo so? Lo so che lo sapete, allora perché mi date dislike se aprite il video per poi darmi il like? Ti vogliamo fare contenta, ignorantella? No, non sono ignorante da un certo punto di vista. E per dire a voi, datemi la visual e datemi dislike e tante grazie. Fatemi
Fate voi se volete fare così. Sì, io sarò antipatica, non vi preoccupate, ma è quella la verità. Tante grazie. Un bacino caro, virtuale, agli haters. Ora non voglio fare troppo la tonda. Sì, la tonda. Volevo dire, non voglio fare troppo l'antipatica, ma ragazze, quando ci vo, ci vo, quando ci sta. Perché non si può più di sentire persone che mettono dislike o dislikeano a tutta forza, ma va bene così. Allora, vi stavo dicendo, torniamo al discorso della ginnastica. Ho letto anche un libro oltre a fare ginnastica, e ho ascoltato tanti video, ascoltato, l'ho messo a muto perché ragazze, mia nonna stava facendo una cosa importante, adesso non specifico cosa stava facendo, camera sua, in mezzo ai suoi scartoffiamenti dei documenti, stavo guardando delle cose. Vabbè, dai, tasse da pagare e basta. Adesso non ne ho idea di cosa stesse facendo con i documenti in mano, cosa vuoi che stia facendo con i documenti in mano. Se riguarda, se legge, cerca di capire cosa vogliono dire, eccetera, eccetera. Comunque, niente. Io vi stavo dicendo che ho messo muto i video perché. Perché ho messo muto i video? Perché non volevo dare disturbo a mia nonna di sentire. Sì, lei per carità, per l'amor di Dio, le piace che mi metta a guardare i video, se l'ascolta anche lei, ma ci sono dei momenti che non la voglio sentire niente, nessuno, non per farsi antipatica con noi o con me o altro, ma perché ci sono dei momenti che vuole silenzio assoluto. Allora io le do retta, metto tutto muto, il computer va con il video che sto guardando, lascio circolare il video e cerco di, come si dice, cerco di mettere il video muto dall'impostazione dell'audio. Perché altrimenti, ragazze, sì, lo potrei anche mettere da YouTube il video muto, però preferisco metterlo dal computer. E basta, questo è quanto. Poi, no, questo quanto non esiste. Aspettate. Mi ho letto un libro che mi è piaciuto molto, è un po', non dico soggetto, ma no comment, lasciamo stare. E ho visto anche che questo libro è abbastanza ironico, questo che sto leggendo io. E niente, aspettate che torno subito, ve lo faccio vedere. Non stoppo, torno subito. Allora, eccomi qui. Dunque, il libro in sostanza è questo, Joan de Castello, o no, Joan, che dico? Jean Costello, La damigella d'onore, eccolo qua. Questo è il libro in sé, di cui tanto vi sto parlando in questo istante. E questo è il libro della damigella d'onore, è fantastico. Io che non ho più letto un libro da secoli e secoli, li leggevo ma tanto perché alla fine mi annoiavo, finalmente ho trovato un libro che mi sta appassionando tantissimo la lettura. Non guardo video su YouTube, come dico sempre. È vero, sì, li guardo di continuo, non faccio altro che guardare sempre solo video, ma però, oltre a guardare i video, metto muto i video o li lascio risuonare nel mio orecchio, li lascio parlare nel mio orecchio e cerco di leggere una buona lettura di questo libro. Perché una buona lettura, ricordatevi che, come diceva Miki, no, non Mickey, Millie Makeup 79 se non erro, non mi ricordo. Comunque, lei diceva, questa youtuber che, amica tra l'altro di Millie, no, di Crazy Ingrid, Crazy Makeup Ingrid, sì, che leggere un libro apre la mente, leggere qualche cosa apre la mente, non solo, quindi si comincia quando uno legge un libro a, come si dice, non veramente, fatti pensare, sì, oltre che aprire la mente, ti fa entrare nel personaggio, sei curioso di sapere i tanti personaggi che raccontano questo libro, o anche qualsiasi altro libro che voi prendiate in mano, vi fa venire voglia di scoprire cosa c'è all'interno di
di un libro che voi avete in mano, i personaggi, come va a finire la trama del libro e così via. Quindi io cosa vi dico? Non ve lo scrivo, non vi faccio nessuno spoiler, non vi dico nulla, però già vi dico che questo libro qui mi sta piacendo un sacco, ve lo consiglio. Voi direte di cosa parla, appunto. Parla di una damigella d'onore perché si è ambientato in, fatemi pensare, in British, ovvero a Londra. Sì, a Londra è stato, questo qua proprio parla, a parte del trucco, parla come se non ci fosse domani, a parte che io amo il trucco da morire, il make-up. Parla di trucco, parla di una sposa, di una damigella, appunto come vi ho scritto nella copertina, che va ad accompagnare nel giorno più bello del suo matrimonio, ovvero del matrimonio della sposa, va a accompagnare la sua migliore amica, va a accompagnare la sposa. Questo stavo dicendo, volevo dire. E quindi, wow, il libro migliore di questo non c'era, mi piace molto. La damigella d'onore è un fantastico libro che se lo trovate in biblioteca o non lo so che altro compere di acquisto, qualsiasi acquisto fate su Amazon, non so dove potete trovarlo, comunque cercatelo da amici, parenti o in libreria, perché è veramente wow, top, fantastico. E quindi cosa dirvi? No, non voglio spoilerare nulla perché questo è un libro che voglio che lo capiate voi cosa vi sia scritto. Non perché non so di cosa parla, perché un pezzo ve l'ho detto già di cosa parla. Però chi l'ha letto, fatemi sapere appunto qua sotto i commenti chi l'ha letto, cosa ne pensate e se non è bello questo libro, perché a me piace da impazzire, è troppo bello. Poi, cos'altro c'è? Intanto aspettate. Ok, ne ha fatto? No. Stavo cercando di fare una foto alla copertina di questo video perché altrimenti esce una schifezza delle schifezze. Non dico il video, ma non voglio che si capisca. Cioè, si deve capire, ma più che altro, sì, vabbè, ci siamo capiti. Preferisco fare un video fatto bene che un video fatto quando mai non ne faccio bene. Comunque, vabbè. Un video fatto alla cavola, che se scommetto già sarà un video fatto alla cavolo. Comunque, tanto di te e compagnia, io adoro tantissimo questa bella cosa che mi è successa di scoprire di amare di nuovo i libri, cosa che prima no, non mi piacevano. Quindi vabbè, dettagli. E niente, allora, praticamente in questi giorni mi ha fatto tanto scrub al viso, due scrub l'uno dietro l'altro, però prima ho fatto quello alla Fior di Magnolia. Cocco, eh? Ma che cocco d'Egitto? Voglio dire, ho fatto prima quella foglia di papaya e se non mi ricordo male, è giapponese, fiore giapponese, non mi ricordo. Comunque, se riesco vi metto una foto presa da Google o prendo direttamente il mio barattolino, quello, insomma, il tubetto dello scrub, quello esfoliante per il viso. E poi, secondo step, ho fatto, secondo cosa terzo, secondo step, miele e zucchero, ho mescolato tutto, ovviamente la giusta quantità dentro una tazza, da caffè, da latte, come volete voi, e me l'ho tutto messo, massaggiato sul viso per fare una pelle molto come se avessi il sederino di un bambinetto. Come si può dire? Come parlo oggi? Vabbè. Sì, ragazzi, questo è quanto, che più fate scrub, non troppo aggressivi, ma una cosa che mi rende la pelle come il sederino, non vi dico di cosa, l'avete capito, di un bambino, più la vostra pelle vi ringrazierà. Non c'è bisogno che lo dico io, ma è la verità. Poi più là vi dovrò fare anche lo scrub al corpo. Aspettate che me ne prendo un altro. Allora, eccolo qua. Dunque, in questo scrub consiste corpo e tutto il corpo, ovviamente. E dentro c'è la rotellina che serve per massaggiare e far togliere quei pochi buchetti che noi ci sono depositati da anni.
buchetti della cellulite, che quella c'è poco da fare, ma penso e credo che non se ne vada mai più. Perché noi dobbiamo mangiare bene, invece mangiamo la cavolo di cane. Ed ecco il risultato. Questo è il rullo, come potete ben vedere, vedete? Questo è il rullo. Eccolo qua. Poi, qua c'è il bagno schiuma, cos'è lui? Sì, bagno doccia all'olio di argan, che è molto delicato e direi anche molto addolcente e vellutante. Lo sto leggendo, non mi sto inventando nulla, vedete ragazzi? Qua lo sto leggendo. Poi, questa è della Geomar, vedete? Questa è la scatola in cui lo conteneva. Questa è ancora, ve lo devo aprire, ragazza. Non ho avuto ancora la possibilità e anche l'occasione di provarlo. Quindi, allora, le note calze. Allora, dunque, vediamo. Vabbè, 200 ml di prodotto dermatologicamente testato dal pago della scadenza di 12 mesi, sì, comunque c'è solo 200 ml di prodotto, come potete ben vedere. Non so se lo leggerete mai, ma è questo, è quanto. Poi, cos'altro c'è? Aspetta, bevo un po' perché c'ho sete. Poi, vado veloce qua, velocizzo un po' il video perché altrimenti si fa notte. Se riesco, altrimenti lascio così com'è, ma non penso proprio. Sugar scrub drenante, effetto antiacqua, ok. E questo ce n'è quanto? 300 grammi di prodotto, vedete, con la scadenza è sempre la stessa, 12, super giù, eccolo qua. Ecco, infatti, questo era da Watt, assolutamente, vedete, ancora è tutto un cellofanato. Però ho intenzione di provarlo a farmici un bello scrub. Bello sfoliante, come si dice? Drenante, scusate. Effetto antiacqua, levigante per la pelle. E allargano anche questo, ovvio. Ho intenzione di provarlo, quindi a man mano che lo apro insomma, me lo annuserò. Vi farò sapere poi se vi è piaciuto o se è una schifezza. Però non mi paga nessuno per dire questo o quell'altro sui prodotti che io cerco di utilizzare, quindi va bene così. Ci sta anche che io boccio qualche prodotto, ma vediamo come andrà a finire con questo, ok? E niente, ragazzi, quindi questo è il bagno schiuma, quello che vi ho fatto vedere io. Bagno schiuma, scrub drenante più la rotellina che comincerò ad utilizzare, ecco qua, che non so quando lo utilizzerò, ma vediamo se stasera o anche domani mattina mi farò una bella doccia seria, perché sì, per carità, la doccia me la faccio sempre, però non ho più avuto modo di farmi la doccia facendomi un bello scrub. La doccia me la faccio con tutti i prodotti che ho, di trattamenti eccetera. Tranne che lo scrub, perché lo scrub non l'ho mai più fatto, se non che in viso, ma il corpo. Scusate, stavo strozzandomi. Ma il corpo, nisba, proprio non me l'ho mai fatto io lo scrub al corpo. Quindi andiamo di questa qua. Poi bagno schiuma e sono a posto, ragazze, vedete? Perché voglio vedere un po'. Adesso intanto lo rimetto qua dentro, tanto non me ne faccio niente di tenerli. Senza, come si dice, come voglio dire, senza utilizzarli. Finché non li utilizzo, non li metto in doccia, non ce li schiappo in doccia, non li uso, non li apro, perché sarebbe uno spreco di prodotto. Poi a breve vi farò sapere se mi ci sono trovata bene o male. Aspettate, faccio un po' la foto, ok? E dunque, ragazzi, eccomi qua. Allora, questo vi ho fatto vedere un sacco di volte, ma ci tengo a rifarvelo di vedere. Sia chiaro che questo qua, appena avrete la mia recensione stravalida, ve lo farò. Questa recensione sui prodotti di scrub esfoliante, no, drenante, dai, che mi sbaglio. Comunque,
Appena avrò modo di provarlo, vi dirò come mi sento, okay? Che effetto mi sta facendo la pelle, al corpo, le cosce, le gambe e tutto quanto. Ma io preferisco lavorare più di cosce che di gambe solamente. Quindi vado ad utilizzare questo e poi vi farò sapere. Magari andrò di videoblog, non ne ho idea. Comunque, in qualche modo, scusate, farò, va bene? E quindi per il momento questo è quanto, non so quante volte l'ho detto. Questi giorni sto utilizzando anche questo, che vi fate vedere, questo è un batter d'occhio, ma qua c'è scritto vietata la vendita, tester vietata la vendita, lo sto utilizzando solo la notte, non solo il giorno, no, solo la notte no, anche il giorno, ma dipende cosa, che trucco voglio fare o anche quanto voglio stare struccata. Cioè, oggi sto struccata tutto il giorno, se già si vede, dal bianco pallido cadaverico che ho. E quindi utilizzo questo, che è un Mineral 89 Booster, come si chiama lui, sì. E mi sta piacendo, l'ho provata anche nei giorni. Allora, vedete, sono arrivata qui. Qua sono arrivata. Scusate le unghie, non guardate le unghie, grazie. E mi piace, quindi non c'è nulla di. Non è che non c'è nulla, mi piace, però sto ancora cercando di capire come funziona sulla mia pelle. Io lo sento un po' pesanticcio, cioè, per carità, non mi dà fastidio, però va benissimo così. Finché non dà fastidio a me va bene, però a altri potrebbe dar fastidio. Ho sentito a Giulia Cova che diceva che questo prodotto era molto buono, molto nutriente, molto elasticizzante. Anche abbastanza liftante, quindi io non mi resta che dare ragione a lei. A me piace molto. Non so se mi sono sbagliata come ho detto io, se è vero quello che ha detto lei, ma io do ragione a lei. È vero, questo prodotto, wow, mi fa una pelle abbastanza. Non voglio adesso fare la cretina di turno che dà retta a tutto quello che dicono le altre, però io mi piace, adoro Giulia Cova. E mi è piaciuto molto quello che ha descritto il prodotto in sé della recensione di questo Vichy Mineral Water 89. Quindi buono. Poi, cos'altro sto utilizzando? Vabbè, a parte tutti quei marchi lì della Vichy, mi ci sto trovando non bene di più. Bene, ragazzi, per ora è tutto, per adesso è tutto. Ci vediamo al prossimo video. A presto. Niente, io adesso vado perché devo editare questo video. Devo anche rispondere a un nuovo commento che stavo guardando dallo schermo. Mi è arrivato. Sì, ragazzi, sto registrando col cellulare. Non lo vorrei dire, ma è la verità. Adoro, mi trovo comoda a registrare col cellulare. E ci vediamo alla prossima. Un bacio, ragazze. Mettete tanti pollici all'insù. O anche in giù, non importa, tanto comunque chi se ne frega, mi date la visual che volete o meno. Anche se voi non volete darmi la visual perché non me ne frega un cavolo di me. Ma comunque, this is like fa sì che mi avete interagito con me. Sappiatelo. Bye bye. A presto, ragazze. Ciao a lei, mie ragazze affettuosissime iscritte. Ciao. Rimanete sintonizzati perché qui sotto c'è una busta di prodotti finiti. Ciao!